Facciamo un po' di sana informazione. Quest'oggi vorrei guardare con voi la rassegna stampa di ATAC di questa mattina. Leggiamo alcuni titoli assieme. E Maxi premia i dirigenti. Bufala, un altro titolo. ATAC perde, ma dà 3 milioni di premi. Bufala anche questa. Concordato, accordo tra sindacati ed ATAC, cosa questa vera, ma a Natale 3 milioni di premi ai manager. Bufala. Allora, io vorrei ricordare a tutti i cittadini, ma anche a tutti i lavoratori dell'azienda, che non sarà pagato alcun premio. Vi ricordo che la situazione è cambiata rispetto al passato, la storia è completamente nuova. ATAC ora è un'azienda che è all'interno di una procedura di concordato preventivo in continuità. Cosa significa? Lo ribadisco, non sarà pagato alcun premio. Considerate che l'azienda ha già incontrato le organizzazioni sindacali di categoria, quindi le organizzazioni sindacali dei dirigenti, e ha comunicato loro che non è previsto la corresponsione di alcun tipo di premio. Quindi tutto quello che voi leggete sulla stampa di oggi, in questo senso, è una fake news, è una bufala. Io vorrei invece ricordarvi che ieri c'è stato un momento molto importante per l'azienda. È stato raggiunto un accordo tra azienda e sindacati veramente di portata epocale. Un accordo che ha visto la collaborazione fattiva, una collaborazione proficua tra tutte le parti sociali e che ha portato, ripeto, un accordo che sarà definito e che sarà applicato nell'ottica di rilanciare l'azienda, mantenere l'azienda pubblica, risanarla e renderla competitiva e contemporaneamente dare alla città un servizio che progressivamente andrà a incrementarsi. Tutto questo si inserisce perfettamente nell'ottica di questa amministrazione. Vogliamo un servizio che funzioni, vogliamo una mobilità che sia sostenibile, vogliamo che tutti i cittadini possano muoversi anche con mezzi diversi dall'auto privata. Ed è questo il nostro impegno che stiamo attuando passo dopo passo. E l'accordo raggiunto ieri costituisce proprio un passo di questo percorso. Voglio anche ricordarvi tutto l'impegno che questa amministrazione ha effettuato sul tema ATAC. Vi ricordo gli investimenti che abbiamo finalmente deciso di recuperare, vi ricordo i 18 milioni stanziati l'anno scorso che sono serviti per acquistare nuovi treni e anzi scusate per cambiare le ruote dei treni, quindi per acquistare nuove ruote per i treni della metropolitana A e B. Vi voglio ricordare i 150 bus che sono stati messi su strada a partire dall'autunno dell'anno scorso, voglio ricordarvi i 45 filobus che abbiamo messo per la prima volta su strada dopo che erano stati abbandonati in un deposito ATAC a Torpagnotta e che erano tra l'altro dei bus acquistati con un appalto che ha avuto dei problemi enormi, un appalto per i corridoi della Laurentina. Ecco, voglio anche ricordarvi poi che di qui ai prossimi giorni arriveranno su strada 15 nuovi autobus, insomma l'impegno su ATAC è un impegno che va avanti e questo lavoro lo sta dimostrando. Io credo che quindi sia arrivato veramente il momento di fare una corretta informazione nel rispetto di tutta la città e che deve sapere correttamente quello che l'amministrazione sta effettuando, quello che sta mettendo quindi sul tavolo per migliorare il servizio, ma è anche un atto che va fatto nei confronti dei lavoratori che sono stati interessati a questo accordo e che dovranno quindi contribuire al lavoro e al risanamento dell'azienda. Vi dico quindi che l'idea di risanamento, e questo ci tengo a precisarlo, non passa quindi soltanto attraverso lo sforzo che noi stiamo chiedendo alla parte operativa dell'azienda, quindi a chi guida, agli autisti e ai macchinisti, ma passa necessariamente e imprescindibilmente anche attraverso un processo di riorganizzazione che riguarda tutti i livelli di governo, a partire dai dirigenti per poi passare al personale amministrativo. Ecco, ci tengo a precisarlo, si lavora per la città, basta bufale e diamo una corretta informazione a tutti i cittadini.